Cari amici, buonasera, benvenuti. Anche oggi è una straordinaria diretta ed oggi avremo un ospite speciale. Ci siamo già visti varie volte con lui, con il professor Pierluigi Lattuada, e parleremo della psicoterapia del futuro e del suo libro, appunto, Psicoterapia del Futuro. Come sempre, un like alla pagina ci aiuta a crescere e a divulgare l'informazione, l'iscrizione al canale YouTube vi aiuta a restare sempre costantemente attivi e connessi con quelle che sono le nostre novità, i video che carichiamo ogni giorno e tutto il lavoro di divulgazione che facciamo. A tra qualche secondo. Buonasera e benvenuto al professor Perluigi Lattuada, come stai? Ciao caro, tutto bene, tutto bene, grazie. Siamo Buonasera qui. anche ai nostri ospiti, coloro che ci stanno già seguendo questa sera e che ci seguono costantemente, perché abbiamo un bel gruppo di persone che ormai è diventato un gruppo, eh, diciamo, intimo, quelle persone che sono sempre costantemente con noi. Bene, questo è un documento molto particolare, già il nome la dice lunga, la psicoterapia del futuro. Cosa intendi per psicoterapia del futuro? Poi parleremo anche del tuo libro. Sì, certo, c'è un po' di presunzione, no? <ride> <ride> ma giusto ma... Va, Siamo arrivati a risolvere i problemi, a rinnovare tutto quanto. A volte me lo chiedo, dico, ma chi credi di essere che c'è? Però <ride> facciamo un passo indietro. Uno osserva delle cose e poi dice, dunque, psicoterapia, che cos'è la psicoterapia? Intanto si potrebbe dire la psicoterapia dovrebbe essere assistere alla psiche. No? Terapia è assistenza e psiche è psiche. E poi allora si deve chiedere che cos'è la psiche, e noi siamo persi in un mondo nel quale diamo per scontato una serie di cose. Quindi diamo per scontato che la psiche, per esempio, sia la mente. E diamo per scontato che la mente sia nel cervello. Eh, solo che se uno incomincia a riflettere si accorge che la mente non è nel cervello e che la psiche non è la mente. cioè non è riducibile la psiche, non è riducibile la mente, la mente non, è, non, è, non, è, non si può mettere nel cervello. Certo. Allora incomincia a informarsi, a studiare, a ricercare e scopre tutta la storia della psiche, no? Dai tempi, cioè, psiche. È un termine che è nato con Aristotele, Platone, anzi sembra che la prima volta l'abbia nominato Omero. E indicava tutta la totalità dell'essere, tutta l'anima sì, ma fondamentalmente ciò che anima, quindi ciò che dà forma, quindi tutte, la psiche è tutte le cose. È rimasto così per tantissimo tempo. Poi no? L'operazione, la nascita, grazie a Dio, della scienza ha incominciato a, a ricercare cose che fossero no, verificabili, misurabili, come sappiamo tutta la storia del, del processo della nascita della scienza, che la scienza è nata per mettere un po' di come dire di, di luce non accasinato l'illuminismo, poi di luce in quella oscurità assurda del medioevo dove magia e superstizione, no? tutti quanti potevano affermare ciò che ritenevano più giusto per loro giusto per loro. No? E quindi, per comprendere, faccio un discorso che va lontano. Per comprendere questo discorso della psiche, dobbiamo comprendere il fatto che la nascita della scienza. E soprattutto quindi del pensiero eh, razionale, del pensiero critico, come eh, metodologia di ricerca, ha dovuto per cercare di comprendere le cose, separare. E quindi abbiamo il famoso discorso del, eh, di Cartese della resistenza del escogitans. Quindi si è occupato della resistenza, quindi della materia, no? come sappiamo. Questo metodo ha portato degli enormi risultati nella storia dell'umanità. Come... È evidente, siamo a questo punto. Solo che lo ha fatto mettendo da parte un po' quello che si chiama il, il, che si chiama il la questione di del genere, no? la, la coscienza e si è occupato della materia. Ha razionalizzato un po' troppo poi alla fine. Pr sì, prima ha incominciato con la materia e questo funziona benissimo. Se tu devi operare con la materia puoi tranquillamente dividere. Ha funzionato talmente bene che è stato spostato, quindi il fisio, ha funzionato talmente bene che è stato spostato nel BIOS, quindi sul, sul vivente. La stessa procedura di separazione, verifica, misurazione, no? analisi, analisi, misurazione, eh, verifica, è stato portato nel BIOS, quindi nel, nel vivente. Per poter fare questo, il vivente ha dovuto essere ridotto a materia, perché anche qui la coscienza, lo spirito, l'anima non è ovviamente misurabile, quantificabile, studiabile. La coscienza, cioè la psiche. E anche qui ha funzionato. Pensiamo a tutti i risultati della medicina, della biologia e via di seguito. Ha funzionato enormemente per guarire dalle malattie, sì. per allungare la vita eccetera 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 però al prezzo di ridurre la psiche nel corpo cioè di lasciare da parte le componenti psichiche intese come dell'anima, dell'essenza e occuparsi, fare come se la psiche fosse mente e fosse nel corpo in questo modo noi possiamo anche qui curare tra virgolette le malattie del cervello, ammesso che ci si riesca, ma lasciamo fuori quello che è essenziale. Quindi perché psicoterapia del futuro? Perché se noi vogliamo occuparci della psichè, dobbiamo occuparci della totalità dell'essere, quindi fisio, bios e nous, cosiddetto, quindi la coscienza, la vita e la materia insieme. Per cui uno delle prime delle prime eh, attenzioni che ha una psicoterapia cosiddetta del futuro, che poi è una psicoterapia transpersonale integrale, è quella di considerare l'essere umano nella sua interezza, famoso pensiero olistico, regionalistico e via di seguito, la quale però, attenzione, infatti io non parlo più di olismo da tanto tempo, non so se l'ho già detto a te in queste trasmissioni, ma io nell'82 ho parlato per la prima volta di olismo, abbiamo fatto un manifesto. E le persone mi chiedevano se facevamo l'olio. <ride> tanto che l'olismo nell'82 era un termine praticamente ignoto. Adesso l'olismo è dappertutto, no? tutti fanno qualche cosa di sì, olismo in è diventato con la stessa mentalità della mente razionale, hanno trasposto la modalità razionale in ciò che la diviso, in ciò che pensano sia unito, cioè olismo è fare di tutto un po'. Ah sì, io faccio un po' di yoga, poi vado a correre, poi medito e poi dopo, che ne so, faccio reiki e sto facendo una pratica olistica. Peccato che visione olistica vuol dire avere uno sguardo olistico, quindi vuol dire riconoscere in ogni manifestazione l'interezza. Questo quindi è uno dei primi aspetti di una psicoterapia del futuro o che voglia essere una psicoterapia del futuro. Avere uno sguardo integrale lavorare su tutti i livelli del suo contemporaneamente cioè la psiche quando si dice anche psicosomatica cosa vuol dire psiche soma è separabile per caso il corpo cioè dov'è dov la psiche e dov'è il confine tra cioè, la psiche e il corpo si può definire assolutamente si può parlare di corpo mente per esempio termine proposto so, io dalla buona Anche buona... quando parliamo di corpo e mente, cioè anche lì sono influenzati a vicenda, quindi anche lì la separazione poi non può avvenire. Non esiste, cioè infatti corpo e mente è come unità, non puoi non puoi separare il corpo dalla mente. E allora che che terapia fare in un approccio quando tu hai di fronte a te quando il tuo oggetto di indagine intanto è un soggetto e poi è integrale e non è separato e separabile. Quindi non puoi separare le sue emozioni dai suoi pensieri e dalla sua tensione nel corpo. Cioè un dolore allo stomaco è altrettanto psichico come una paranoia. Un attacco d'ansia è altrettanto fisico, infatti uno se lo sente addosso, come il tuo fegato. Eh? Ma questo è talmente evidente, per quello che ti dicevo prima, ma è qualcosa di talmente evidente, com'è che non... Ci occupiamo quindi, non c'è una prassi psicoterapeutica che consideri tutti i livelli: quindi il fisico, l'energetico, l'emotivo, il mentale e lo spirituale, in un'unità. Quindi, un approccio integrale è un approccio che. E cosa vuol dire integrale? Integrale vuol dire non toccato, intangere, no? quindi noi dovremmo non toccare nulla se vogliamo fare un approccio integrale. Non toccare vuol dire guarda che quello che vedi è integrale. Quindi cerca di avere uno sguardo integrale e cerca di interagire in un'ottica che rispetti questa integralità. E invece molto raramente questo viene fatto. No? Se noi pensiamo al nostro approccio psicologico, molto raramente viene fatto. Senza dubbio, anche perché poi molto spesso c'è la presunzione di dire che dai qualcosa, per, quindi vai a toccare dando qualcosa, portando qualcosa invece, poi, la logica è quella di non toccare per far sì che quello che già c'è venga fuori, magari. Yes. E, essere, e quindi diventa che se tu incominci a vedere che l'essere umano è integrale e che non c'è separazione tra corpo e psiche, ti accorgi anche che non c'è separazione tra me e te, siamo un tutt'uno ti accorgi di questo fatto che in realtà di cosa si occupa una psicheterapia integrale? Del dialogo interconnesso tra gli esseri viventi. Il dialogo che c'è tra me e te non è solo qualcosa che è separato, ma qualcosa che è unito, è evidente. Quindi noi ci possiamo occupare di interazioni, di interazioni sul piano integrale. Cioè, io non curo un altro degli aspetti de, di una psicoterapia transpersonale o integrale, che io non curo te. Come posso io curare te se noi siamo in una relazione dialogica nella quale ci sono io e te e c'è il campo che avviene, e l'esperienza che, che avviene contemporaneamente. Quindi, noi potremmo occuparci di armonizzare il campo che c'è tra me e te. Che è un campo psichico, significati psichicamente significativo. Come già forse dicevo, se noi stiamo parlando in modo come dire, amorevole, ci comprendiamo, ci sorridiamo, c'è un campo tra di noi, no? e questo noi siamo io, te e il campo e coloro che ascoltano, e sono un unico processo. Quindi e per una per psicoterapia te. terapia, vuol dire assistere al campo e cercare di rispettare le leggi, le regolarità che ci sono in un campo. Parlando dell'interazione, dell no, dell'essere un tutt'uno con l'altro, ieri ero in sessione con una persona, a un certo punto durante la sessione mi sento un mal di stomaco fortissimo sotto il presso solare e lì ho capito che stava vivendo in sessione qualcosa che avesse a che fare con quel dolore. E infatti, poi lui mi dice: 'Ho un forte dolore allo stomaco, vedo concentrato quel qualcosa, beh, c'è tutto un iter particolare, in questa parte dello stomaco. Eravamo talmente connessi che io percepivo addirittura a livello fisico quello che lui stava vivendo. Quindi l'essere connessi è qualcosa di molto importante da tenere presente noi certo. e il campo, e il campo si allarga sempre di più fino a diventare un uno con l'universo, perché poi. Certo. Quando una psicoterapia transpersonale, il cioè futuro intanto è una psicoterapia transpersonale integrale. Cosa fa? Vuole propo, alla pretesa di proporre una metodologia per la quale questo dialogo partecipativo interconnesso possa essere in qualche modo padroneggiato. Cioè, transpersonale, il termine trans, con la, che finisce con la S, trans, indica tre aspetti importanti. Uno è trans vuol dire che va oltre, quindi questa capacità di riconoscere... Che i confini ci sono, ma anche mi, mi indicano un altrove, quindi c'è un confine tra me e te, ma questo confine tra me e te mi mette in relazione con te. E quindi io posso percepire me e te in un unico campo. Il mal di stomaco che, senti, che sento io e che hai tu, no? mi dice che c'è un campo che ci tiene in connessione. In più il termine trans vuol dire anche pervadere, cioè l'esperienza. Transpersonale esperienza pervasiva, pervade tutti i miei corpi. Non è possibile, come dicevamo, separare, cioè, l'attenzione allo stomaco è nel corpo, nel fisico, nel energetico, nel mentale e nella spirituale. Il terzo aspetto di trans è trasformativo, cioè tutto è in cessante cambiamento. Ma questo cambiamento vuol dire anche che in cambiamento vuol dire anche considerare gli stati di coscienza. No, la nostra esperienza è. Dicono gli antichi sciamani: il mondo è ciò che sogni, cioè la nostra esperienza del mondo non è data una volta per tutte, dipende dallo stato di coscienza. Cioè, quanto più io espando la mia coscienza, quanto più io vedo e comprendo delle cose, quanto più il mondo davanti ai miei occhi cambia. Tu cambi, io cambio, il mio dolore cambia, il mio passato cambia, in base a quanto io cambio il mio stato di coscienza. Quindi uno degli aspetti cruciali del di questa psicoterapia transpersonale integrale è quello di espandere la coscienza e di lavorare con gli stati di coscienza perché come dicevi tu io sento un mal di stomaco nell'altra persona allora se io sono se il mio stato di coscienza è razionale no io incomincio a che ne so o a cercare di interpretare di comprendere di spiegarmi questo mal di stomaco no Può essere legittimo, lo analizzo oppure valuto come mai lo sento io che ce lo stai vivendo tu, e questa è una possibilità. Se io espando la mia coscienza e passo da pensare, cioè analizzare, a osservarmi pensare, il famoso salto dal mondo della conoscenza al mondo della consapevolezza. Se cioè io mi accorgo che non solo posso pensare, quindi pensare sul mio mal di stomaco, pensare sulla tua ansia, ma che io posso osservarmi pensare. Quindi io osservo il mio di stomaco, osservo te che stai vivendo la tua esperienza, espando la mia coscienza, sento me e te e resto in questa osservazione e mi accorgo che ci sono dei processi di trasformazione che stanno avvenendo. E quindi io imparo a disidentificarmi, a disidentificarmi, imparo a rendermi conto che dietro un sintomo c'è una potenzialità. Imparo a rendermi conto che dietro le manifestazioni del mio io c'è un sé, quindi c'è una dimensione essenziale più profonda dalla quale si manifestano le vere risorse, le qualità del mio essere. No? Per cui una psicoterapia tragivata del futuro lavora con gli stati di coscienza, si accorge che non c'è solo. Un fatto, ma c'è cioè il fatto più la mia possibilità di espandere la coscienza e di sviluppare le mie qualità, le mie risorse in modo tale da poter interagire in un modo più ampio con gli esseri umani. Quindi dal, dal sintomo, io vado semplicemente con l'osservazione a comprendere in modo automatico quella che è la causa, perché posso arrivare a quella. La comprendo più facilmente e capto, prendo, sfrutto anche l'opportunità che il sintomo mi dà, perché molto spesso, come tu stavi dicendo poc'anzi, quel sintomo è un'opportunità di cambiamento, di modificazione, di evoluzione che potrei soltanto sfruttare se comprendo questo tipo di meccanismo. Quindi lavoro con l'osservazione di ciò che sta accadendo. Quindi sì, non penso e basta. Questo è un aspetto, sottolineo. sottolineo... Cioè, per avere, a mio avviso, un approccio così, bisogna anche cambiare una certa nomenclatura, un certo modo di eh, nominare le cose, eh, se tu mi parli di causa, mi riporti a un discorso di causa-effetto, a un discorso lineare. Okay. Ma se noi abbiamo detto che tutto è un dialogo partecipativo, cioè circolare e dinamico, e soprattutto inter interconnesso, e anche cioè ipercomplesso, Cercare una causa a un fenomeno è ridurre enormemente. Un orologio può trovare la causa, okay. è rotto, un'auto può trovare la causa. Un mm. sintomo, cercare una causa in un sintomo è estremamente riduttivo, è ancora un pensiero duale e razionale. Attraverso la consapevolezza, l'osservazione, l'ascolto o comunque tutte le, le modalità attuabili attraverso un approccio diciamo così, transpersonale, tu puoi cogliere la complessità, la, la rete sistemica dei fenomeni, tu puoi accorgerti, ah guarda, per esempio tu cosa fa la psicoterapia transpersonale, cosa farebbe di fronte allo stomaco? Allora, certo, epistemologicamente ti dici, aspetta, guarda che lo, non è solo un mal di stomaco, non è solo un'ansia, c'è qualche cosa di più grande. Crea l'opportunità per accorgertene chiudi gli occhi, stai in contatto, non andare via, non seguire tutti i pensieri, non cercare una causa, non chiederti perché, non chiederti perché, io non sono qua io a risolvere il problema, stiamo in contatto, espandi la coscienza, accorgiti, e allora incomincia a vedere che mal di stomaco, ansia, padre, banalmente, quindi viene fuori una dinamica biografica, delle cose, lo sguardo di mio padre quando io, che ne so, facevo i compiti, piuttosto che affiorano dei contenuti psicodinamici, come direbbe un qualsiasi psicanalista, una dimensione legata ai miei traumi del passato. Ma non dico, ah, la causa allora è perché tu non hai risposto adeguatamente a tuo padre o perché hai ancora gli occhi di tuo padre addosso. Questo è un passaggio, mi accorgo. Mal di stomaco, ansia, sguardo di mio padre. Ok. E non è che mi chiedo perché, cosa devo fare. Per esempio, dato che tutto è un dialogo educativo, io posso insegnare alla persona a restare in contatto con quello sguardo e a dialogare con il padre, come se fosse qui adesso, visto che tutto è interconnesso. Allora, in questo dialogo con il padre, nel quale io, per esempio, imparo a dire quello che non ho detto, ad esprimere quello che non ho espresso. A prendere il coraggio di lasciare andare fuori ciò che era dentro e che non è mio, ma che riguarda, io mi posso accorgere che questo sguardo del padre se io mi schiude, e qui veniamo a un altro aspetto cruciale della transpersonale. Ha un mondo archetipico. Gli occhi di mio padre non sono solo gli occhi di mio padre, sono sarebbe, Lacan, il padre, quindi sono l'autorità, sono. Uh, no e allora in quello sguardo lì se io non mi fermo a dire ah ecco perché sono ansioso perché mio padre era severo è uno dei punti sì, anche per quello che ho mangiato ieri sera anche per il fatto che mi sono arrabbiato con il fidanzato cioè sono componenti interconnessi di questa dimensione ma se io continuo in questo viaggio trasformativo, restando in contatto, espandendo la coscienza, e dialogando con il padre, dicevamo mi accorgo che dietro il padre c'è la giustizia, dietro il padre c'è la fermezza, dietro il padre c'è il coraggio, in magari mi viene la figura di un guerriero oppure la figura di un cavaliere, no? E così via. Si espande la mia coscienza ed entra nella dimensione cosiddetta transpersonale o archetipica, dove affiorano personaggi. Quindi mi accorgo che io, questo piccolo io col quale mi identifico in realtà, è un universo dentro di me: c'è il guerriero, c'è il cavaliere, c'è la madre, c'è la figlia, c'è no? E quindi, uno dei io dico sempre che con Hillman perché è una domanda sbagliata come diceva appunto il buon il piuttosto sarebbe interessante chiedere, vabbè, a parte chiedersi come cosa senti, cosa succede, potrebbe essere interessante chiedersi chi, chi sta vivendo quell'angoscia, chi sta vivendo quel mal di stomaco, chi sta vivendo quella rabbia? E allora, con questo chi tu espandi e puoi affiorare uno dei personaggi, una delle identificazioni che sono dentro di noi. Perché appunto siamo, come diceva anche uno nessuno centomila, no? o piuttosto anche quell'altro, Pessoa, no? siamo abitati da sì, sì. Infinite, infinite persone, oppure ancora Ilman, le malattie sono diventate divinità, cioè le divinità che sono state represe sono diventate malattie, quindi dentro di noi ci sono divinità. Leggevo Calasso, che secondo me è una, è una persona geniale, nel Cacciatore Celeste, che diceva che i greci e, e, e prima ancora gli egizi non credevano negli dèi, ma li riconoscevano. Infatti, teoria significa contemplazione, significa vedere le cose come sono. No? Per cui tu pensa a una visione che osserva gli dei. In gioco osserva la manifesta se noi prendiamo il termine dei dei greci lo riportiamo a emozioni qualità, immagini no le varie manifestazioni del nostro sé le possiamo tranquillamente considerare divinità il bambino o la bambina ferita piuttosto che no? il l'eroe in viaggio sono Archetipi sono i personaggi delle fiabe, sono divinità dentro di noi. E allora questa capacità di riconoscere la divinità. E perché vi sto parlando di divinità piuttosto che non di qualità o di archetipi? Perché c'è un altro aspetto fondamentale in una psicoterapia del futuro integrale e transpersonale è che cogli la sacralità in ogni manifestazione. L'essere interi non è solo una come dire, un'utilità un eh, operativa. Il concepirti intero vuol dire anche concepire la sacralità di ciò che succede. Tutto è sacro, è vero che tutto è interconnesso, dinamico, ma tutto anche è sacro. E non, sei, non è sacro perché credi in un Dio certo. nell'altro di cieli. È sacro prima di tutto perché tu lo riconosci, come dicevamo, riconosci la sacralità. E quindi riconosci la manifestazione del divino, se vuoi chiamarlo divino, o di psichè, se vogliamo chiamare, usare un termine più, più laico, no? o del sé. Ti accorgi che tutto è sé, tutta è una manifestazione di psichè, e quindi tutto è sacro. E allora riconosci che anche le malattie sono sacre. Anche ciò che ti fa male, che ti disturba è sacro, anche il tuo sintomo è sacro. Anche ovviamente lo sguardo dell'altro è sacro. Sia se ti è, sia se è piacevole, sia se è uno sguardo che ti fa male, è lo stesso, stesso modo sacro. E allora, per esempio, ritorniamo all'equanimità buddista. No? Il buddismo ti insegna la compassione e riconoscere che, come dire, l'illusione, no? ma che tutto è, nirvana se vuoi, che tutto è, tutto è sacro. Quindi non è che io... Mi sento bene o ti voglio bene se tu mi sorridi, ti voglio male se tu mi guardi male. Per esempio, se io riconosco la sacralità di ogni manifestazione. Certo. Capisci quanto io acquisisca una capacità di intervento sul disagio molto maggiore se io ho questo senso di sacralità, di amore, di compassione nei confronti di ogni cosa che succede. Ed è anche funzionale, fondamentalmente alla propria evoluzione, tutto quello che ci avvolge. Quindi cambia proprio il punto di vista, certo, cambia il punto di vista e tu dicevi giustamente è funzionale, nel senso che, ma questo ce lo dicono ancora una volta, se noi pensiamo alla filosofia perenne o anche al Vangelo, eh, perditi ti ritroverai, no? piuttosto che tante altre affermazioni, lascia tutte seguimi. Cioè nel momento in cui tu rinunci agli obiettivi, torniamo al discorso di prima delle cause, rinunciare a cercare la causa e il perché è anche equivale a rinunciare agli obiettivi. Uno crede che avere degli obiettivi sia molto sano e necessario e, e invece in una visione del futuro, una, una visione transpersonale integrale ti dice… Rinuncia, rinuncia agli obiettivi, riconoscili come tali, riconosci i tuoi desideri, riconosci le tue spinte, riconosci dove ti, ti vuole portare, ma rinuncia, perché è quando tu ti disidentifichi da ciò che credi di essere che arriva il risultato. Se tu vuoi avere il risultato, non volere il risultato, quindi tu dicevi è funzionale, certo, avere uno sguardo integrale, e quindi riuscire a cogliere la sacralità. È funzionale lo star bene. Ma tu non puoi decidere di vedere le cose in modo sacro. Adesso mi metto come obiettivo di riconoscere la sacralità nel tuo sguardo. Poi tu mi guardi in modo arrabbiato e io, no? Mi viene mal di stomaco che mi arrabbia. Eh, io. Perché non sono nella condizione, nello stato di coscienza che vede la sacralità. Quindi per arrivare a questa scalarità io devo rinunciare ai miei attaccamenti, ai miei bisogni. Rinunciare non vuol dire negarli o rimuoverli o reprimerli. Mente duale, dici "Ma come? Ma allora se tu non vuoi soddisfare i tuoi bisogni, cosa fai? Li reprimi? Li combatti? No. Integrale. Ti vedo per quello che sei, il bisogno poi possiamo pensare anche alla gerarchia dei bisogni di Maslow. Il bisogno primario è un bisogno della coscienza istintiva, nella pancia. Un bisogno secondario è stomaco, relazionale. No? Io vedo quello che vedo, vedo chi ha questo bisogno dentro di me. E allora mi accorgo che c'è dentro di me il bambino insoddisfatto, c'è l'adolescente. Eh, ribelle o che, quello che vuole affermarsi e via di seguito lo vedo e allora cosa potrò fare dialogare con queste parti educarle piuttosto che seguirle perché se io seguo il bisogno sto seguendo questi soggetti che si sono dentro di me se io sento che ne so un, un bisogno di libertà chi è che non vuole essere libero? Ma quelli che dicono ah, ma io voglio essere perché io voglio essere libero? Sì, tu vuoi essere libero e allora fai la cosa giusta e la cosa giusta per essere libero è liberarti dei tuoi fantasmi interiori delle tue identificazioni anche del bambino che vuole essere libero perché il bambino che vuole essere libero è, vuole svincolarsi dalle norme dalle regole da quello che va fatto per crescere quindi educa il tuo bambino se vuoi essere libero per esempio parlando però, di identificazione c'è certo. una domanda di Michela che dice cosa ne pensi delle costellazioni familiari dove si interpretano i vari ruoli un approccio come quello delle costellazioni è una naturale conseguenza di uno sguardo di uno sguardo integrale ovviamente come ogni strumento, cioè se tu mi parli di, no, costruzioni familiari, quindi mi parli di uno strumento, qualsiasi strumento, come se tu mi chiedessi cosa ne pensi dell'automobile, eh, dipende dove vuoi andare e dipende cosa ne fai. Se prendo l'automobile per tirare sotto 30 eh, persone che sono al mercato di, di inizio di Berlino, ne penso male, se penso che la usi per andare a fare una festa ne penso bene quindi è lo stesso cioè lo strumento di per sé è uno strumento dipende no, come usiamo questo strumento le costellazioni familiari anche possono essere usate per cogliere l'integrale quindi per lavorare come giustamente fanno sulle varie componenti sulle varie parti di noi stessi no? se vengono usate bene quindi sono uno strumento che è funzionale a uno sguardo integrale ma, se io uso le costellazioni con una mente duale allo stesso modo posso usare, io ho visto anche persone che usano le costellazioni in modo discutibile, così come persone che le usano in modo geniale. No? Il, la cosa, quindi la tecnica, lo strumento, non andrebbe mai disgiunto dal modo certo. col quale viene fatto, perché è inseparabile. Per questo, che una domanda così, cosa ne pensi delle costellazioni, cosa vuoi che ti dica? cioè non ne penso niente <ride> <E ride> usato bene o male è senz'altro uno strumento come dire come è chiaro che per esempio se io voglio uh, bere è meglio che beva con un bicchiere che, piuttosto che con le mani quindi è uno strumento adeguato a una visione integrale sistemica però c'è sempre l'aspetto di come viene usato quindi noi dovremmo sempre specificare per che generalizzare. No? Le costellazioni è uno strumento. Se io rispondo alla tua domanda, vado in un'ottica generale, vado su opinioni generali. Anche questo sarebbe importante. È importante che noi facciamo le domande giuste, tra virgolette, che possono darci delle risposte utili. No? Se io ti dico, una volta io ho fatto una costellazione, ho vissuto. Che ho, ho avuto di fronte mia madre, mio fratello e un bambino che era morto e che era stato dimenticato. E attraverso questo, eh, questo viaggio interiore ho vissuto una trasformazione. Cosa ne pensi? Eh, puoi solo inchinarti no? e dire: sì. Bene, no? e quindi più che, più che pensarne accolgo la grandezza di quello che hai vissuto. Se invece, no? Uno potrebbe dirmi: Ma io ho fatto una costellazione, quella persona mi diceva cosa dovevo fare, mi diceva fai così, di quello tua madre, adesso e io non mi sentivo di fare così perché sentivo un'altra cosa. Per esempio, in quel caso, no, la costellazione sono usate in un modo improprio. Quindi, ma la, la domanda che hai fatto mi, mi consente di ricordarci che veramente noi. Perché? ancora una volta sento l'esigenza di dire eh, futuro, futuro, c'è qualcosa da cambiare perché noi siamo veramente anche se abbiamo degli slanci come dire per esempio se tu fai le costellazioni è uno slancio evolutivo integrale in qualche modo eh. però capito la nostra mente poi dopo tende a dire ma le costellazioni sono bene o male? eh beh Oppure, no, non ha senso. Perché dobbiamo, dovremmo sempre cercare di avere un atteggiamento che, che tenga insieme la cosa e il modo. I per dirla più semplicemente, i buddhisti direbbero la via e il metodo sono uno, non è due. Io ho fatto, sto dicendo spesso ai miei allievi lo sto anche scrivendo perché una volta ho assistito a una lezione straordinaria di un monaco buddista su l'om c'è cioè il suono sì, sì, dell'anima, sì, sì. il suono del silenzio e ha raccontato, lui ha descritto l'origine del suono om l'origine o meglio uno dei significati del suono che intanto om è aum come forse sappiamo no? perché in, in sanscrito au o, e quindi a um, ma a um m sono tre lettere. E stanno per A sta per la via, o al contrario, M U sta per il metodo, e eh, a -U M sta per insieme. Il metodo e la via sono sì. sempre insieme, non sono separabili. Quindi le costellazioni e il modo con il quale le fai non sono separabili. Il tuo sentire, il tuo sentire e quello che tu ne fai del tuo sentire non sono separabili. Eh, la mia esperienza del mondo e quello che è come io interpreto la mia esperienza del mondo non è separabile. Okay. Questo vuol dire avere uno sguardo integrale o una coscienza unitiva che coglie mappe e territorio sono assieme. Sì. È, ah, ma perché tu mi hai fatto male, per esempio, una delle cose più, 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 no? più classiche è dire perché quella cosa che mi hai fatto mi ha fatto male. Non è mai così. Quello che fa male è la relazione tra me e te, quello che tu hai fatto e il modo con il quale io l'ho vissuto. Sì. No? E capisci che se noi, però quanto è, quanto raramente abbiamo sì, un certo. linguaggio un atteggiamento prima di tutto e un linguaggio dopo che considera che ogni cosa è tre. Ogni cosa siamo io, te e il modo che le tieni insieme. Prendo conto che può sembrare, sembrare come dire, una questione filosofica, ma se tu la comprendi nel reale ti cambia la vita. E perché ti parlo ancora una volta, perché ti parlo del futuro, cambia il paradigma col quale guardi le cose. E non basta dire, ah sì, io ho una visione, olistica, che perché metti insieme le cose. No, devi cogliere l'unità e cogliere l'unità, per esempio, vuol dire cogliere l'unità tra via e metodo, tra il coso, tra la cosa e il modo, tra quello che tu mi, per tornare a una psicoterapia, quello che tu mi porti non è separabile dal fatto che lo stai portando a me in quel momento. E non è separabile dal fatto che tu in quel momento mi vuoi comunicare anche qualche cosa d'altro, oltre a quello che mi stai dicendo e non è separabile dal, dal, dall'ambiente che c'è in quel momento e da quello che tu credi che io sia. Per questo che, perché? <ride> perché questo... Ho ansia. Capisci che la domanda perché ho l'ansia o perché ho... è talmente assurda, è talmente fuori luogo se tu cogli la complessità? Allora di fronte alla complessità dobbiamo chiederci come posso interagire con la complessità? È una, questa è una risposta. Già una bella risposta, ma è quello che ci fa anche capire: tutto questo eh, che non si possono usare protocolli, cioè tutto ciò che funziona con una persona non funziona con l'altra, perché? Perché cambiano in, cioè, innumerevoli fattori. Quindi, la, il mio stato in quel momento, il suo stato in quel momento, la problematica vissuta da lui in quel momento, la, la sua condizione, il campo che c'è intorno, le energie che influenzano il campo, come fai a dire c'è un protocollo per questo, un protocollo per quello, un protocollo per quell'altro? O dare un farmaco semplicemente per risolvere un problema. È molto, molto, molto più ampio ed è proprio un modo di interpretare, di capire la vita in generale. E poi anche, ovviamente, la parte che riguarda, in questo caso, eh, le discipline specifiche, ma anche quelle, le discipline specifiche, andiamo sempre nel, nel, nell'insieme, non esistono perché se andiamo nella unicità, le discipline sono un insieme di cose che. Nel campo fanno la differenza in base a quelle condizioni, è un chiaro. Questo. È chiaro che questo discorso, capisci, se tu lo vuoi comprendere con la mente duale, non ce la fai. Se vuoi dire, ma come, ma allora? Ma aspetta, ma non solo, non solo, ma anche è vero, tu parlavi, tu hai parlato di, di, di farmaci, di protocolli. La cosa bella di uno sguardo integrale transpersonale è che non butta via niente. Lo dicevo forse tra l'altro, è come il maiale, non butta via niente. Cioè, il farmaco cioè, se tu a cioè, un livello o di stress o di dolore o di che non riesci a fare altro prendi il farmaco e cioè, sta... devi, in condizione di fare un passo ulteriore anche lì il farmaco se lo usi in sostituzione di qualsiasi cosa prendo il farmaco che non voglio sapere niente è un conto se tu usi il farmaco per abbassare il tuo livello d'ansia per consentirti di meditare banalmente Così come il protocollo, il protocollo è come le parole, cioè come dire: no, ma allora non dobbiamo usare le parole perché con le parole non si riesce ad esprimere l'anima. Noi possiamo usare, metti, metti in fila tutti i protocolli, considerali come delle lettere per scrivere una, un romanzo. E scrivi il romanzo, dialoga con i protocolli, aprili, chiudili, e trasformali, no? fargli interagire tra di loro perché è l'equivalente di scrivere un romanzo con le lettere. No? O così il discorso anche della... della non, puoi, non posso descrivere a parole eh, un'emozione? Non è vero. Non posso descriverlo con la mente razionale e dare una... Ma io posso raccontare una poesia, io posso dare una metafora, io posso fare un suono, io posso eh, avere un'emozione, un ricordo attraverso un racconto. Io posso usare le parole in un modo ulteriore. In un modo creativo e allora anche la parola è al servizio, posso usare le parole in modo integrale e ogni cosa. E poi tu dicevi anche, eh, come fai questo, quello? Certo, è chiaro che in ogni momento viene sul palcoscenico un aspetto. Se io ho il mal di stomaco famoso di prima, sul mio palcoscenico c'è il mal di stomaco. Non è che io devo cogliere tutto insieme, ma io passo attraverso il mal di stomaco, avendo la consapevolezza, che c'è tutto il resto. E man mano che verrà sul palcoscenico lo coglierò. Se io entro dentro nel mal di stomaco, questo magari si scioglie poco a poco e va, sul va in secondo piano. E sul palcoscenico avviene un battito, una pulsazione allo stomaco, energia. Ok, io entro in contatto con l'energia, ma non mi riduco all'energia. Entro in contatto con la tua pulsazione. E magari questa diventa un'emozione di rabbia. L'energia va in secondo piano e viene sul palcoscenico la rabbia. Dialogo con la rabbia e viene fuori il pensiero, il mondo è... non mi riconosce, è, è ingiusto. Allora lavori sul piano mentale e così via. I vari piani sono interconnessi, ma hanno degli ordini che li regolano. Per esempio la via in su, la via in giù, la via in dentro, la via in fuori. Ciò che esce entra, ciò che entra esce, ciò che sale scende, ciò che scende sale. No? E se io ho questo sguardo ho delle regolarità. E quali sono le regolarità principali, come parlavamo prima, gli archetipi? Sì. Un archetipo, tutto questo che sembra un caos nel quale uno si perde, è organizzato dagli archetipi. Per esempio se io voglio comprendere la dimensione della resa, la dimensione della compassione, la dimensione del femminile, la dimensione del, del vuoto, la dimensione dell'accettazione, posso lavorare con la terra. La madre terra, ogni archetipo è un principio ordinatore che ordina un insieme di funzioni sul piano integrale, quindi ordina delle posture corporee. Se io entro in contatto con la terra, sentirò abbandono, rilassamento, pesantezza dal punto di vista corporeo. Sì. Dal punto di vista energetico sentirò nutrimento, per esempio stasi, stasi di lentezza trasformativa. Dal piano emotivo sentirò accoglienza, amore incondizionato, presenza. Dal punto di vista mentale sentirò o avrò visioni o sentirò dei messaggi di... Tranquillità, va bene così, figlio, sei a casa, tutto a posto, non ti preoccupare, no? E dal punto di vista spirituale avrò una visione della Dea Madre. Tutto questo è una costellazione di qualità su tutti i livelli che io attingo grazie al fatto che io ho espanso la mia coscienza e ho sentito la madre terra e organizza il mio stare qua. Allo stesso modo pensa. La via in su, pensa all'aria, l'aria, il cielo, la dimensione sottile, e questa cosa fa? L'aria organizza la libertà. Quello di prima che voleva la libertà. Apriti alla forza dell'aria, se vuole la libertà, al principio organizzatore archetipico dell'aria. Allora, io sento, comincio a sentire il respiro, il respiro comincerà a farne sentire leggero la leggerezza emotiva diventerà pensieri che se ne che si, mente che si svuota, la mente che si svuota mi porterà visioni, no? creatività, fluire la gola. Ed ecco che ho ordinato una parte del mio sé attraverso le qualità dell'aria della libertà. E questo vale per le altre qualità. L'onda, l'andare e venire, l'oceano, la sensibilità, la fluidità, la rigenerazione, il rinnovamento. Questa è un'altra anche questa qualità, no? E invece il guerriero, anche la fermezza quando serve, il dire no, aspetta un momento adesso, sto... No? quindi la capacità di dire no, di esprimere la mia determinazione, via di seguito. E questo vale per tutte le forze archetipiche, alle quali però io accedo non pensandoci, non con quella mentalità. Dunque, adesso qual è il mio obiettivo? Diventare un guerriero? No? O essere libera? Accedi espandendo la coscienza, contattandole, passando oltre i vari livelli personali, morte e rinascita. Perché uno degli aspetti cruciali di un lavoro transpersonale o di una psicoterapia transpersonale è che accedi al transpersonale quando ti consenti morte e rinascita. C'è sempre una piccola o grande, la morte e rinascita minima può essere. Già, non ci avevo pensato che se, fa, se mi chiedo perché non vado da nessuna parte. Questa è una piccola morte e rinascita. Ah, già, è vero. Provo a chiedere chi, no? Fino a una, no? una morte rinascita infinitamente più ampia che può essere lascio la solabarità in Thailandia, monocolpo. Questa è un'altra morte rinascita. Arrivo là e mi sento un re e mi sento in contatto con il mio sé no? e vivo esperienze transpersonali. Quindi, se noi vogliamo, lascia a tutti e seguimi, se noi vogliamo accedere al transpersonale e comprendere cosa sia una psicoterapia del futuro ad impronta transpersonale integrale, Devi mollare il colpo, devi lasciarti, devi passare oltre il personale, gli attaccamenti, le credenze, le convinzioni, i protocolli, gli obiettivi. Lascia, ritroverai tutto, non perdi nulla, non perdi sì, nessun protocollo, teatro, nessun, teatro, protocollo, teatro, nessun protocollo, nessuna credenza, nessun. non li perdi, ma lasciali perché li ritroverai nel sé che tutto comprende e tutto organizza in un'ottica, invece, più in un, secondo un principio ordinatore più ampio. Certo. Che non sei tu, ma sei, è la divinità che crea ordine, non siamo noi. Certo, certo. Io so che alle 19 dobbiamo chiudere perché è un altro impegno, quindi mi piacerebbe parlare anche del tuo libro. Intanto lancio la copertina, appunto, La psicoterapia del futuro, eh, dove appunto il sottotitolo è 15 domande sulla psicoterapia transpersonale. Quindi i punti fondamentali che hai trattato. In questo, in questo tuo testo che lascio qui intanto che parliamo in modo tale da farlo, farlo. Vi, svelo, vi svelo il retroscena di questo, di questo libro io attualmente sono allora ero vicepresidente adesso sono presidente dell'Eurotask l'associazione europea di transpersonale che raggruppa 30 nazioni di associazioni nazionali anzi informatevi, scrivetevi che è una bella cosa e adesso sono presidente dicevo e c'è questa EAP che è l'Associazione Europea di, di Psicoterapia, alla quale le varie scuole di psicoterapia, quindi i vari modelli, si possono iscrivere per venire riconosciuti. Questa EAP, perché tu venga riconosciuto come modello psicoterapeutico, devi rispondere a queste 15 domande. Quindi queste sono domande fatte da un organismo internazionale che vuole sapere tutto su un modello psicoterapeutico. Per cui sono domande molto approfondite, nelle quali si parla di qual è l'ontologia, quindi qual è la visione, poi qual è l'epistemologia, poi qual è il metodo, poi come fai a validare il tuo metodo, come fai a dialogare con gli altri modelli. E così via. Quindi, come, come specificamente affronti il caso clinico, come gestisci il setting, come, per cui tutto quello che, come diceva il buon Woody Allen, tutto, questo, tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso se non avete mai osato chiedere. Tutto quello che vuoi sapere sulla psicoterapia transpersonale è in queste 15 domande. <ride> Perché l'EAP vuole, vuole sapere tutto per dire se è un metodo che può essere validato da loro o no. Quindi, eh, così è, come ti dico, a questa... Sono 15 domande che sondano tutti i vari aspetti, da quelli più complessi, che può essere appunto qual è il modello epistemologico. Il modello epistemologico è come fai a dire quello che stai dicendo? Chiudo gli occhi, lascio andare, resto in silenzio e ascolto, per esempio, invece di chiedermi perché. Rinuncio agli obiettivi e mi lascio portare dal contatto con il sé, piuttosto che mi accorgo che io e te siamo in un campo. E quindi non divido, ma tengo insieme eh sì, no? sono gli aspetti epistemologici. Come vedete nella, nella, nella copertina c'è il quadrato e il cerchio. Sì, l'ho messa in alto nel logo, così resta eh, che Potremmo sembra... anche sintetizzare la psicoterapia transpersonale in questo. Noi viviamo sempre nel quadrato, il quadrato è quello che Jung chiamerebbe lo spirito del tempo. Il quadrato sono i miei problemi da risolvere, eh, le bollette da pagare, eh, la pandemia, no, eh, sì. no. il lavoro che perdo, che trovo, il fidanzato, l'amore, la salute. Questo è il quadrato, cioè le faccende quotidiane. Solo che questo quadrato è sempre dentro un cerchio, che noi non vediamo se non facciamo qualche cosa. Se ti fermi, ascolti. Se ti osservi osservare, cogli il, il cerchio. Il cerchio sì. E come vedi, perché ti parlavo prima di visione integrale, che qui viene molto ben rappresentata: il quadrato non è fuori dal cerchio, il quadrato è dentro il cerchio. Cioè, dicevamo prima: tutto è sacro. Pagare le bollette è sacro, il tuo mal di stomaco è sacro, andare in macchina è sacro. Mangiare è sacro, andare in bagno è sacro e così via, perché tutto dentro tutto quello che fai nel quadrato, cioè sul palcoscenico della tua vita, è contenuto all'interno di questo cerchio più ampio che rappresenta il sé, l'essenza, lo spirito, la psiche, e per cui tutto è un dialogo tra ciò che viene sul palcoscenico, che è quello che io le vide, le apparenze e quello che c'è dietro le quinte, l'essenza il velo di Maia famoso, no? non è che io devo, cioè se io lo, se io lo svelo, svelo colgo quello che c'è oltre. Quindi in ogni momento, perché, pensa al discorso dell'obiettivo che dicevamo prima, perché è fuori luogo porsi il problema dell'obiettivo. Guarda qua, se questo è vero, se questa mappa epistemologica è vera, tu sei sempre a casa, tu sei sempre nel sé, tu sei sempre nel luogo dove c'è la risposta. E cosa ti vuoi porre il problema della domanda? Dove vuoi arrivare se sei già a casa? Certo. È una questione di come di, torniamo all'inizio. Cosa ti ho detto all'inizio? I greci riconoscevano gli idee. Riconosci che sei a casa. Riconosci qual è la risposta alla domanda che ti vuoi porre. Riconosci qual è la qualità che in questo momento ti viene chiesto di mettere nel mondo. Perché è qui adesso. No, tra noi e il cerchio ci sono tutte queste infinite personaggi che ci fanno credere di non essere a casa, certo. ci sono due eh. domande per te prima di concludere: importanti, una, Michela ti chiede che, eh, se trovi il sì. libro in libreria. Lo trovi, lo trovi in libreria lo trovi su anche sui vari le varie Amazon, Amazon piuttosto che ibs si sì, lo trovi Benissimo. anche nei video dovrebbe esserci quindi oh, si trova dappertutto si trova Massimo invece ti chiede ho la sensazione che in questa dimensione siamo cipolle che provano a cambiare molti rinunciano qualcuno togliendo strati non se ne esce mai non esce mai e chi riesce cosa rimane bravo <ride> bravo sì 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 sì, sì. Ma sai tu ti stai chiedendo questo e con queste domande non lo comprendi perché è ancora una, è una domanda di mente, una domanda nel tempo. Un'altra delle cose importanti che dicono i buddisti è che ciò che è essenziale non incomincia e non finisce. Quindi se tu ti poni una domanda nel tempo avrai solo una risposta, un'opinione, non avrai la verità perché la verità è senza tempo. Se tu vedi questo togliere... Esattamente, togli, le cipo togli, togli la, la cipolla. Ma mettiamo al quadrato e al cerchio di prima. Le cipolle nel quadrato, tu togli strato dopo strato, cosa rimane? Ti avvicini sempre di più all'essenza. Man mano che togli strati, cogli l'essenza. Perché è importante, scusa che guardo l'ora perché veramente mi aspetta, perché è importante il concetto di integrale che è non toccare? Togli tutto. E perché è importante l'epistemologia che ti dice: noi siamo un sé. La nostra ess la psiche è essenza, è totalità. Se tu togli tutto, rimane la psiche. Se tu togli tutto, rimane l'essenza. Se tu togli tutto, rimane il sé. E tu potrai anche, tu che hai fatto la domanda, se tu ti fidi di quello che senti o hai sentito, tu saprai che ci sono stati dei momenti nei quali tu hai varcato quella soglia e hai sentito. La connessione con il tuo sé, che non è un cosa rimane di testa, ma è ah, ho avuto quella, quel riconoscimento, gli ho sentita la divinità, e allora tutto il resto del viaggio sarà continuare a togliere per risentirla e sarà sempre l'evoluzione: lo sentirò sempre più facilmente perché sono sempre più in contatto, ci saranno sempre meno stratificazioni davanti a me e sarà sempre più facile nutrirmi sarà sempre più facile togliere la cipolla quindi consiglio non farti domande nel tempo se la domanda ha un tempo dimenticatela perché ti porta fuori strada grandioso che ne dici? parlare con te è sempre illuminante <ride> Ci starei ora ad ascoltarti quando facciamo insieme, anche quando siamo insieme parlo poco, ascolto molto. Tanto se lo scappi, scappi in Thailandia, ne facciamo qualcun'altra a breve. Ma anche dalla Thailandia, ma anche dal, da, da qualsiasi ma parte. Appunto, anche dalla Thailandia, Io sono in sveglio. Il livello del web ci permette di essere più. Ci sono cose positive e cose meno positive in tutto. Nelle tecnologie ci sono tante cose che ci stanno staccando, distogliendo, sì. ma, ma i dati sì. positivi ci sono, uniscono. E ci mantengono. È straordinario il fatto che siamo qua, è straordinario. Senti, saluto tutti, saluto te. Ti ringrazio. Saluto tutti quanti. Una bella bella, bella. Grazie della tua disponibilità. Ci sentiremo prossimamente. Prima prossima. prima un abbraccio a a tutti. E sì. prossimamente con i nostri amici magari organizzeremo un'altra diretta. Grazie a tutti per averci no. ascoltato e fatto entrare in casa. Grazie a te. Buona serata.